Grazie Presidente. Io voglio denunciare a questo Parlamento che domenica scorsa, durante la visita del Papa a Palermo, la Costituzione italiana e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea sono state sospese. La libertà di espressione e di pensiero e la stessa inviolabilità del domicilio privato sono state calpestate. In quell'occasione le forze dell'ordine italiane hanno fatto rimuovere uno striscione sul quale era riportata la frase del Vangelo: «La mia casa è casa di preghiera, ma voi ne avete fatto una spelonca di ladri». E le stesse forze dell'ordine hanno invece lasciato affissi i manifesti omofobici contro le coppie di fatto. All'interno della libreria Altroquando il titolare aveva esposto uno striscione con la frase «I love Milingo». Le forze dell'ordine sono entrate nel locale privato e hanno sequestrato lo striscione senza alcun mandato giudiziario e con metodi poco edificanti per le stesse forze dell'ordine. È paradossale che in uno Stato laico e democratico, quale dovrebbe essere l'Italia, la libertà di espressione dei cittadini viene soppressa dalle autorità per non offendere la sensibilità papale, mentre il Presidente del Consiglio Berlusconi può bestemmiare pubblicamente senza che questo rappresenti un problema per la Chiesa. Anche stavolta la democrazia in Italia viene calpestata da tutte le istituzioni laiche e religiose, incrementando il divario incolmabile che ormai si è creato tra istituzioni e cittadini. Merci, Madame Alfano. Je donne la parole à...